Buongiorno, sono Michele Gradi, sono qui a parlarvi perché Alma Laboris mi ha chiesto di lasciare una piccola testimonianza in quanto nel 2015 ho frequentato un suo corso Gestione e sviluppo delle risorse umane nel 2015 a Roma. A seguito di ciò mi ha chiesto di lasciare una piccola testimonianza che con piacere condivido con voi. La mia formazione era prettamente legale, io sono un ex avvocato, poi ho lavorato in una multinazionale, mi sono occupato di contenzioso fondamentalmente. Poi nel tempo ho cominciato ad acquisire un'attenzione e anche un amore verso tutto ciò che è risorse umane. Sono diventato un coach all'interno della mia azienda e quindi a quel tempo decisi di fare questo corso. Questo corso mi è risultato molto utile in quanto mi ha dato struttura, innanzitutto, una competenza tecnica che entrava in tutti gli aspetti delle risorse umane, quindi dalla contrattualistica all'aspetto sindacale, ovviamente, alla selezione, a nozioni sull'outplacement e poi sulla formazione e lo sviluppo, temi per i quali ovviamente ero già abbastanza formato. Il corso è stato comunque utile perché era uno stimolo, oltre ad essere gestito in modo professionale, era uno stimolo per studiare, per apprendere meglio e di più. E io ho accolto l'invito di Alma Laboris, della struttura del team che organizza il corso, e ho partecipato con il massimo impegno. Questo ha prodotto in me ovviamente un aumento di conoscenze, un ampliamento in qualche modo, soprattutto di materie che in quel momento ancora non conoscevo bene, di una visione d'insieme che comunque mi è stata utile perché poi in questi ultimi anni io ho potenziato molto alcuni aspetti della mia carriera. Ho fatto il formatore in modo professionale con grande impegno, ho partecipato come docente a ben 7 master come master di coaching. Ho fatto il formatore sia in ambito con aziende che si occupano di telecomunicazioni che in aziende farmaceutiche, sempre nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane, con un particolare focus relativamente allo sviluppo della leadership, alla presenza mentale e al potenziamento delle risorse in qualche modo, nonché anche ai talenti, allo sviluppo dei talenti, all'organizzazione delle risorse all'interno dell'azienda nel modo più funzionale possibile, tutti gli aspetti quindi che sono relativamente allo sviluppo delle risorse che già ci sono, all'organizzazione delle risorse in azienda. Io di questo mi sono occupato e mi occupo tuttora. E devo ringraziare comunque Alma Laboris per avermi dato un quadro di riferimento complessivo sulla materia, quadro che ovviamente io ho integrato con impegni con lo studio. Nessun corso può essere risolutivo se non c'è la massima attenzione, intenzione e attitudine a voler raggiungere i propri obiettivi e voler crescere e migliorare, soltanto con un impegno reale e costante i risultati si possono raggiungere. Alma Laboris ci mette il suo, ovviamente ogni partecipante deve mettersi nelle condizioni di apprendere e di acquisire le più competenze possibili, che poi in un mercato del lavoro in cui più che altro si richiede sempre un'attenzione all'essere umano, in quanto la tecnologia soppianterà sempre di più alcune attività che svolgiamo noi, quindi è molto importante formarsi continuamente, cercare di mantenersi sempre vivi per offrire al meglio ovviamente di noi stessi agli altri quelle che sono le necessità che il mercato richiede. Detto ciò, vi auguro a tutti buona giornata.